Radio Esercito presenta Radio Chat. Personaggi famosi ai microfoni di Radio Esercito. Radio Chat. Solo su Radio Esercito. Bentornati su Radio Esercito in compagnia di Manuel e Marta, oggi per il nostro appuntamento di Radio Chat. Cantautore e musicista italiano, nasce a Rho, in provincia di Milano, nel 1973 e trascorre gran parte della sua vita a Cerano. Nel corso della sua carriera personalizza il suo stile musicale, arrivando a toccare generi diversi come il rock, il garage rock, blues, folk, rap, pop, musica elettronica e musica strumentale. Nel 1994 fonda un gruppo musicale chiamato i Quaxo, insieme al batterista Christian Dondi e al bassista Guido Pelò. Dopo 2 anni di musica, il gruppo si scioglie. Da quel momento inizia a lavorare come cantautore e nel 2000 esce il suo primo album intitolato La Prima Gratta. Abbiamo il piacere di avere con noi ai microfoni di Radio Esercito Christian Bugatti, ma in arte lo conosciamo come Bugo. Ciao Bugo! Ciao Bugo! Ciao ragazzi, buongiorno! Ciao, ciao. Ciao, come stai? Come stai? Tutto bene, visto che siamo sulla Radio Esercito, anche il formativo della mia vita, perché nel 92 ho fatto militare, la NAIA come si dice, sì. è stato un periodo, e lo dico non perché sono con voi, anche molto, molto, ripeto, formativo, perché non volevo fare l'obiettore di coscienza, mi rendevo conto che avevo bisogno di un'annata, diciamo, più regolare, poi a 19 anni ero abbastanza scalmanato, e quindi era ancora obbligatorio. Quindi nel 92 sono partito, ho fatto Macerata, e poi questa cosa si lega anche alla mia musica. Durante quell'anno lì il mio commilitone mi insegnò a suonare alcune accordi, iniziai anche a suonare così la chitarra, anche grazie al mio periodo di militare. Vabbè, dai, ho aggiunto questo dato particolare. Questa curiosità su di te, bello. Quindi diciamo sì. Che la tua passione per la musica si è sposata benissimo in quel periodo, ma è nata anche in quel momento? Sì, più o meno sì, perché tieni conto, io sono del 73 e quindi nel 92 avevo 19 anni, subito dopo liceo, e io non ero ancora un musicista, così come dire, convinto, nel senso che c'erano alcuni amici del mio paese che suonavano, ma a me interessava ancora poco, però la musica, no? Poi nel 91 sono arrivato in Nirvana, ho fatto il militare, un amico mi ha insegnato un po' la chitarra, poi sono tornato nel militare, la musica cominciava a arrivare prepotentemente nella mia vita, e quindi diciamo che quell'anno in militare ha coinciso con la mia voglia di buttarmi con la musica. E dove suonavi? Nella cameretta prima del contrappello? Come suonavate? No, in cameretta perché non voleva il maresciallo. Guarda, io lavoravo in mensa, uh-huh. E quindi avevamo degli orari più impegnativi rispetto agli altri, perché ci alzavamo la mattina prima della colazione, per preparare la colazione a tutti, poi pranzo e cena, come saprete. Sì, sì. E quindi diciamo che dopo aver sistemato tutta la sala o la cucina, ci prendevamo sempre quei 5-10 minuti con la chitarra per scherzare un po', per magari raccontarci alcune cose. Spesso era immensa che succedeva questa cosa, che bei ricordi, bellissimi ricordi. No, devo dire che ho dei bellissimi ricordi da raccontare. Sono stato anche fortunato, devo dire. Va bene, quindi la tua passione è nata proprio in quel periodo, come abbiamo detto, nell'ambito, in una caserma. Ma tu dici, sì. La mia musica a metà fra ragione e follia. Descrivi così, sì. I tuoi brani, no? Quanta follia c'è nei testi che scrivi? Ma nei testi c'è anche sul tema di follia, c'è la parola inclusiva, c'è la follia, quella positiva e quella negativa. Purtroppo ci sono i folli malati, quello è una cosa che... Quindi l'irrazionalità non è sempre benefica. Quindi la follia, quella costruttiva, quella creativa, è una parte di me e credo di molti artisti. Però devo dire che si controbilancia perfettamente con la ragione, perché solo follia non mi piace, mm-hmm. E allo stesso modo solo ragione non va bene, perché alla fine non faccio l'ingegnere, ecco. Quindi la cosa di più complicata è unire i momenti, diciamo, spontanei, quindi se vuoi più folli, mm-hmm. con poi un momento di... razionale, di metodo, che in realtà è anche quello, se vuoi, più importante,
affinché l'ispirazione raggiunga un suo termine, perché alla fine basarci solo sulla creatività, conosco tantissimi artisti che spesso poi alla fine hanno anche lasciato la carriera perché non riuscivano a razionalizzare il loro lavoro, perché è facile perdersi se si pensa solo appunto al lato irrazionale folle. Quindi venendo alla domanda, il giusto mix. Diciamo, okay. È un mix, è un 50-50 sicuramente. L'ultimo festival di Sanremo è Invece Sì, che è un invito a non demordere e a perseverare nei propri progetti. Come è nata invece questa idea di questa canzone? Questa canzone raccoglie, diciamo, un modo di pensare tipico, che è quello che anche se vuoi anche molto empatico con gli altri, cioè un modo per dirci: ragazzi, sappiamo che la vita può essere difficile, ognuno di noi ha i suoi momenti più complicati, ma dobbiamo vedere il lato che non è neanche tanto quello positivo, che può essere un po' illusorio, è quello costruttivo. Cioè, le cose non vanno, e invece sì che miglioreranno. La pandemia non finirà mai, la pandemia, no, la pandemia finirà, ci vuole pazienza e finirà, invece sì che finirà. Non riesco mai a realizzare i miei sogni, tu continua a perseverare, devi essere concreto e anche qui razionale, vedrai che qualcosa arriva. Quindi questo è un invito, è una canzone che voleva essere molto empatica con gli altri, infatti presentarla a Sanremo è stata la vetrina adatta per farlo, visto che anche il periodo, diciamo, persone mi hanno visto, bravo, e anche il periodo in cui stiamo vivendo, invece sì, era proprio per dire: non dobbiamo pensare che adesso tutta questa situazione pandemica non finisca, finirà, invece sì che finirà, e quindi bisogna veramente vedere il bicchiere pieno, perché spesso si guarda, io non di carattere no, però mi sembra che a volte le persone un po' si demoralizzano e guardano il bicchiere la parte mezzo vuota. Positività, ci vuole positività. Invece parliamo del tuo nuovo singolo, Come mi pare. Ecco, lì giochi con il buco di ieri insieme a due TikTokers. Ci vuoi raccontare com'è nata questa collaborazione? Volentieri. Questi ragazzi qua, molto giovani, magari 20, 21 anni, forse 20 anni, molto giovani, hanno iniziato a scherzare un po' sul fatto che assomigliano a uno di loro, e quindi l'ho conosciuto per caso attraverso i social network. Ho pensato che potesse essere interessante fare un'operazione con dei ragazzi che hanno, io ho 47 anni, quindi che hanno 27-28 anni meno di me, quindi potrebbero essere i miei figli, e quindi immaginarmi un'operazione con giovanissimi, che sono un target che a me piace molto, perché alla fine i giovanissimi hanno un'energia propulsiva molto molto vitale, che mi interessa. Quindi li ho contattati e mi è venuto in mente questo genere, dove io guardo una vecchia cassetta di quando ero giovane e riesco a dialogare col buco del passato, di quando ero giovane. Bello, divertente quindi, anche. È stato divertente girarlo, loro si sono prestati molto bene, e devo dire che, guarda, li cito anche volentieri, certo. Sono Alessio Pucinà e Lorenzo Antonelli, che sono due ragazzi di Roma, che saluto e che veramente ho visto che erano molto entusiasti della cosa, si sono divertiti. È stata un'esperienza molto positiva per me. Guarda, visto che hai parlato di giovani, credo di aver la domanda fatta apposta. Nel corso della tua vita hai anche lavorato in fabbrica, no? Quindi rimboccarsi le maniche e raggiungere i propri obiettivi. Pensi sia importante lanciare questo messaggio ai giovani di oggi rispetto a quando eri tu ventenne, ecco? Ma io devo dire che aver fatto anche il militare, come vi dicevo prima, e poi subito dopo, poco dopo, quando sono tornato, ho iniziato a lavorare nel 96, quindi ero tornato da un paio di anni dal militare. Comunque sono esperienze, il militare e il mondo del lavoro
che ti tengono i piedi per terra. Per uno come me, che tende molto a viaggiare con la creatività e con la testa, lavorare in quegli anni lì è stato un modo per cercare di concretizzare, diciamo, i miei sogni. Io quegli anni lì avevo 23 anni e ho iniziato a lavorare, però avevo un obiettivo: io volevo lavorare, non per lavorare, volevo lavorare per raccogliere dei soldi, per mettere da parte dei soldini e poi potermi trasferire a Milano, perché nel mio paese, che c'era, non c'era niente per poter, come dire, sfondare con la musica. E, certo, beh, rispetto a Milano, insomma, tutti i paesi intorno poi, esatto, sono più piccoli. Quindi, cioè, l'invito che faccio a tutti, ma al di là di essere giovane o no, le cose conquistate con il lavoro e con la determinazione valgono molto di vivere delle strade facili. E mi sembra che ora i giovanissimi un po' cercano la strada facile, e quella cosa può essere anche pericolosa, perché a 20 anni magari è affascinante, ma quando vuoi arrivare a 30 ti sei bruciato, ecco, ti sei bruciato oramai. Senti, hai lavorato quindi in fabbrica, hai fatto il militare, sei un cantante, ma ti sei avvicinato anche al mondo del cinema. Quindi, che esperienza è stata, appunto, fare l'attore, passare dalla musica alla recitazione? Ma allora, in quel film lì, che si chiama Mi fai di pace, in realtà mi sono avvicinato perché mi hanno invitato. Non lo volevo fare, mi hanno chiamato loro. Mi hanno cercato, mi hanno voluto loro. No, non ci capisco bene, fa ridere, però in realtà io ho sempre voluto fare solo musica. E c'è stato un momento, questo regista che è stato con il mio amico, è diventato mio amico, che si chiama Francesco Lasi, una regista di Roma, e mi chiamò perché voleva fare questo film, Insieme di Pace. Lui mi chiamò per la musica, perché lui era mio fan, e allora lui voleva farmi fare la colonna sonora di tutte le musiche del film. Quando mi incontrò al bar, che era la prima volta con cui ci incontrammo, mi disse: io ti vorrei dare una parte, perché guardandoti qua al bar tu hai una faccia d'attore. Io ho detto: guarda, io non so recitare. Infatti in questo film non mi reputo un attore. È stata un'esperienza molto bella, perché, ripeto, ho potuto scrivere tutte le musiche del film, tutte le musiche che sentite nel film sono mie, e ho fatto anche una parte di attore, e quindi è stata una cosa nuova, divertente, nuova. E il film, tra l'altro, ancora si può vedere, c'è su iTunes, c'è il DVD, quindi è andato anche bene, siamo andati a Venezia al festival, quindi è stata anche un'esperienza di successo, vuol dire. Io scherzando dico sempre che se dovessi fare un'altra parte di attore, voglio fare il protagonista, però, esagero, il prossimo film vuole essere il protagonista. Se lo faccio bene o niente, insomma. Allora, perché quello che voglio fare io è la musica, no? Allora, se devo fare le cose tanto per, a me non piace. Certo. Quindi, insomma, se qualche regista sta ascoltando, insomma, si vede un film. Allora, abbiamo parlato tanto di te, di tutto quel che hai fatto, e anche una tua aspirazione magari a fare il protagonista in un film, ma tra pochissimo inizierà il tuo tour in giro per l'Italia. Che emozione si prova a ripartire dopo un momento di stop così lungo, forzato purtroppo? Allora, io l'anno scorso ho avuto la fortuna di poter fare 4-5 concerti, quindi non sono fermo da 3 anni come magari qualche mio collega, però ecco, il fatto di poter richiamare la mia squadra, i miei ragazzi, i musicisti, i tecnici, al fonico di palco, gente che ferma veramente, certo, da un anno con dei ristori ridicoli, perché la gente che ha famiglia, quindi purtroppo per questa categoria è stata tragica, gente che ha dovuto anche cambiare lavoro, e quindi è stata veramente complicata. Quindi, al di là del piacere mio, se vuoi, egoistico, chiaramente, di suonare, poter chiamare la gente e dire: ragazzi, se comincerete a lavorare ancora, è una cosa più bella. Quindi quest'estate riprenderemo dei concerti, ovviamente saranno in versione non troppo rock and roll, per dire, perché dovremo, la gente dovrà stare seduta, tutto in ordine, però va bene così, perché, ripeto, poter far lavorare la mia squadra. Sono 15 famiglie che piano piano cominciano a respirare. Questa è una cosa Quindi l'emozione più forte è stata quella di richiamare
tutta la parte tecnica e logistica che c'è attorno ai concerti, perché, che così riniziano a lavorare, ecco. Beh, ma sai, alla fine tutti quello che viene, che bello quando suonare, sì, va bene, questo è quella parte che va bene, ok, però diciamo con le miceri, c'è gente che per un anno cioè veramente c'era era tragico, e quindi poterli dire, oh ragazzi, si torna in campo, insomma, è stata emozionante. Certo. Bene, Bugo, allora innanzitutto grazie per questa ventata di positività che ci hai lasciato qui a Radio Esercito. Piacere. È tutto nostro. E noi chiudiamo questa chiacchierata qui su Radio Chat con la canzone che tu vuoi dedicare ai nostri ascoltatori. Sì, io vi lascerei con una canzone di Vasco, che è uno dei la canzone Un Giro Republic. Sì, perfetto. Perfetto. Bellissima, bellissima scelta. Noi ti ringraziamo tantissimo, Cristian Bugatti, in arte Bugo, per aver dedicato il suo tempo a questa intervista per Radio Esercito. Grazie, Cristian. Grazie. Grazie a voi, alla prossima. Ciao a tutti. Radio Chat. Solo su Radio Esercito.